Dopo il pari di Penne, il Sambuceto affronta un'altra sfida fondamentale per continuare la marcia verso la salvezza diretta. Alla Cittadella dello Sport arriva il Bacigalupo Vasto Marine, imbottigliata anch'essa nel traffico della bassissima classifica, ma in una situazione più seria. Nella formazione vastese, avvicendamento in panchina durante la settimana. Ad un mese dall'esonero torna mister Gianni Borrelli, che rileva Roberto Antonacci. Parte con il piede sull'acceleratore il Bacigalupo, con due occasioni per De Luca nei primi 3 minuti. Prima prova dal limite, ma la conclusione debole sfiora il palo, e poi trova l'opposizione del corpo di Dedeo. Il Sambuceto sale con il passare dei minuti e al 20° Barro dalla sinistra confeziona per la testa di Ranieri, che non corregge in porta. Nel momento migliore dei Viola, gli ospiti trovano il vantaggio con una punizione splendida battuta da De Vizia, che sorvola la barriera e non lascia scampo a Dedeo. Episodio da Moviola al 28°. I padroni di casa protestano per un contatto in area di rigore tra Barro e l'estremo ospite Iammarino. Per Iacumere dell'Aquila non c'è nulla. Non si arrende il Sambuceto, Barro da buonissima posizione manda altissimo. Ancora Barro pericoloso al 40°, sponda di Ranieri, il numero 19 incrocia ma non trova il palo lontano. Il primo tempo va in archivio con la rete di Ranieri, che servito da Camplone solo contro Iammarino non sbaglia. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa. Il Bacigalupo parte forte anche dopo l'intervallo. All'8° De Vizia, direttamente da corner, colpisce il palo e palla sul fondo. 4 minuti dopo il Vasto Marina torna in vantaggio. Azione personale di De Vizia che crossa dalla sinistra. Dedeo interviene ma in tapin Letto non sbaglia e il Sambuceto è di nuovo costretto a rincorrere. 1 minuto dopo Fieroni prova da distanza siderale. La sfera non si abbassa. Al 28° il Sambuceto perviene al pari. Cross teso dalla sinistra di Mancini. Sul secondo palo arriva Bomber Ranieri e per lui è un gioco da ragazzi insaccare per la doppietta personale. Gli ospiti non si disuniscono, Squadrone ci prova dal limite e Dedeo respinge. Sul contropiede successivo, Palumbo lavora bene il pallone per Bruni, che solo contro Iammarino fa 3-2 e regala 3 punti fondamentali al Sambuceto, che respira a quota 40. Per il Bacigalupo un'altra sconfitta, ma stavolta Benedetti e compagni possono rimproverarsi ben poco. Sì, oggi era fondamentale, determinante, c'era un po' di tensione prima della partita. Mi spiace perché il primo tempo abbiamo avuto 2-3 opportunità clamorose in area, non siamo riusciti a buttarla dentro e al primo tiro in porta su una punizione abbiamo preso gol. Bacigalupo ha fatto una grande partita, complimenti a loro. E poi l'abbiamo pareggiata nel finale di primo tempo. E il secondo tempo abbiamo passato 10 minuti brutti, terribili, non riusciamo ad uscire col vento contro che avevamo. Abbiamo preso il secondo gol, lì mentalmente non è stato facile. Meno questa squadra ha dimostrato grande carattere. Non era semplice contro vento, contro una squadra che era completamente sotto la linea della palla. Abbiamo cambiato i sistemi di gioco 3, 4, 5 volte, non mi ricordo neanche tutte le volte che abbiamo cambiato per cercare di trovare la soluzione migliore, però alla fine sono contento della reazione, del gol del pareggio, della gran giocata di Palumbo sul terzo gol, perché abbiamo fatto un gol bellissimo, stupendo, Mattia è entrato, chi è entrato oggi dalla panchina ci ha dato una grandissima mano. E quindi adesso faremo una santa e serena Pasqua e ricarichiamo le batterie per questo finale di campionato che è partita la volata praticamente, quindi siamo lì. Non ho veramente nulla da rimproverare alla squadra. La giocata si è espresso. Credo che abbia fatto veramente una grossa partita. Credo che abbia avuto carattere, abbia avuto cuore, abbia avuto personalità, abbia avuto idee. E sinceramente, per come sono andate le cose, mi dispiace. Di fatto non mi va mai di parlare dei conduttori di gara, però ci vuole anche personalità. Dico questa perché tecnicamente il secondo fallo di Micichè era da giallo tutta la vita, ha pensato tra virgolette di farla l'ammonizione, ha messo anche la mano nel cartellino, poi via di una discussione in campo non l'ha più fatto, però quelle situazioni poi di fatto ti cambiano le gare, no? Eravamo ancora sul 2-2, probabilmente potevamo giocarcela, però ad ogni modo lo sai meglio di me. Le gare, in tante gare ci sono tanti episodi, gli episodi poi alla fine determinano anche il risultato. Oggi veramente ho visto la mia squadra, ho visto il mio carattere, ho visto le mie idee, ho visto tante cose, ho visto tanti ragazzini in campo, tanta applicazione, tanta dedizione. Paradossalmente sono sereno, sono contento. È chiaro che diamo un segnale anche al calcio abruzzese, no? Cosa voglio dire? Noi vorremmo
vorremmo esserci, ce la lotteremo sti playout e tutti dovranno fare i conti con noi.